Alfonso Pugliese, presidente del Club Highlander, 20 anni dalla sua creazione, beh, tanti anni e tante emozioni appunto. Eh sì, purtroppo si invecchia, ma tra questo diciamo 20 anni di passione, di fede, Club Highlander, una fede immortale, come dice il nome. Sì, tanti anni con sacrificio portati avanti, con tanti momenti brutti, ma anche tante vittorie, tante passioni vissute in allegrie. Tutto questo grazie ai soci del club che mi hanno sempre sostenuto, ma soprattutto le istituzioni, il centro coordinamento, la Salernitana, che hanno sempre appoggiato con tanto... con tanta fiducia queste nostre iniziative del club, tanto sì che abbiamo portato avanti tante belle cose e iniziative. Questa sera è un momento di aggregazione dove i soci del club, io personalmente ho voluto radunare un po' tutti i vecchi amici, i vecchi soci fondatori, ma soprattutto chi ci è stato sempre vicino, i giornalisti, la vostra categoria, perché fate sempre un lavoro molto, molto importante per date sempre notizie agli appassionati, in una piazza come Salerno che vive di calcio e di Salernitana, alcune volte sempre attaccata anche ingiustamente, però il vostro lavoro va sempre lodato, come va lodato tutto il lavoro fatto dai tifosi del gruppo Ultra. L'unico rammarico in questi 20 anni che purtroppo io chiamerei tra virgolette una piccola pecca per questa tifoseria, quella di stare tutti uniti, purtroppo ci sono tante sezioni, però ci unisce una sola passione, la Salernitana. Alfonso, ma come mai hai deciso di chiamare il club Highlander e soprattutto come ti venne l'idea appunto 20 anni fa di creare questo club? Fu l'idea fatta da Ciro Nimmo, nel nostro barbiere storico del Rione, che saluto con affetto, Mimmo Barone, e lì ci fu questo incontro di tutti diciamo i tifosi del quartiere. Scegliemmo questo nome per dare un futuro lungo, immortale, Highlander, e quindi creammo questo gruppo, con questo club che era un po' diverso all'epoca degli altri, cioè noi era un gruppo formato da famiglie, tante numerose famiglie. Poi con gli anni abbiamo un po' ci siamo un po' evoluti, abbiamo pensato che il nostro credo era sì la Salernitana, la passione che ci univa, però era giusto anche fare le iniziative collaterali alla Salernitana per portare avanti delle iniziative benefiche, per organizzare dei tornei a scopo benefico. Alla fine tutta questa nuova mentalità è entrata anche a far parte della tifoseria e soprattutto del centro coordinamento, che con gli anni ci ha accettato e ha accettato soprattutto le nostre iniziative, e questo ci fa piacere e onore. L'ultima domanda: qual è stato il momento più bello, magari anche più dolce, di questi anni di presidenza? Ma diciamo, mi viene da dire subito le promozioni, la promozione in Serie A, in Serie B, però io direi tante belle iniziative fatte all'interno del club, tante belle beneficenze, tornei fatti, ricordo solo qualcuno, abbiamo i comuni, mi ricordo quelli dell'alluvione, quando ci saranno, avevano bisogno di famiglie e sono stati organizzati appunto un bel ingresso dato ai sindaci di questi tre comuni. Poi abbiamo dato famiglie che avevano bisogno di fare delle cure particolari in America, delle bambine, queste sono soddisfazioni. Poi non ultimo, ho fatto anche in collaborazione con Angelo Di Gennaro, con Luca Fusco, Breda, tante iniziative fatte anche per i bambini. Abbiamo fornito per esempio tutto il reparto di pediatria dell'ospedale del San Leonardo, che era sprovvisto, i bambini stavano in casa senza un televisore, senza un videoregistratore. Allora facevamo un torneo e grazie anche alla collaborazione di Angelo Di Gennaro, che all'epoca faceva la pubblicità con Tufano, piccola pubblicità pure noi stasera, che collaborò per una differenza, e quindi facevamo la fornitura di 18
televisore 18 vedi registratore per mettere in camera questi bambini per fare il trascorso un po' di le giornate in maniera un po' più spensierata. Non ultimo evento, Miss Granata, vogliamo dare giusto una battuta finale? Miss Granata, sì, è nata nel 2000, quest'anno è coinciso con 20 anni di Club Highlander, 15 anni di Miss Granata. Si è conclusa da poco, la settimana scorsa, lunedì, al quartiere Zevi a Salerno, a Passena, la finale, la finalissima di Miss Granata, dopo 4 tappe fatte in provincia. È un'altra manifestazione che il Club Highlander ha portato avanti con successo negli anni, grazie all'inventiva di un nostro amico, un nostro socio che abbiamo qui stasera, che si inventò questa cosa. Però ci sono altre cose anche la chiudo, Miss Granata la chiudo anche un'altra manifestazione bella in sé per sé, Salernitani, un anno di successo, che noi la facciamo al Gran Galà di Miss Granata, che sarebbe la serata di conclusiva di tutta la manifestazione di Miss Granata. In quell'occasione vengono premiati 12, 13, 15 salernitani che nel corso dell'anno hanno raggiunto risultati nei vari campi sportivo, culturale, sociale, tutto. E mi ricordo che nel 2000, quando partì questa manifestazione, facemmo Salernitani un secolo di successi, e all'epoca premiammo un sacco di personaggi, tra cui il premio speciale andò a Totò, il premio Highlander venne la figlia a ritirare questo premio. Cade Tenuto, c'era Angrisani tra i personaggi premiati, il dottore di Benedetto che fece per il primo anno fece il primo trapianto di cuore a Salerno. Quindi sono state fatte tante cose grazie ai miei soci, a cui va il mio ringraziamento.